De Lucia. Siamo qui per aspettarlo in diretta dallo Santos, sì. Ugo De Lucia. Non ho sentito, dillo ancora, che comincia, dillo ancora, eh. Ugo De Lucia. Che? Ugo De Lucia. Cosa? Ugo De Lucia. Dillo ancora. Ugo De Lucia. Dillo ancora, non ti sento, giù come un bobasso. Allora. Massimo Alimento. Allora. Quella macchia di senape che c'è sempre. E ormai è una maglia indelebile. La mia felpa sta parlando ormai. E però siamo qui. Auguri. Siamo qui. Perché ormai è Natale. Tutti sabato. Tutti auguri. Ormai è Natale, quasi sarà la vigilia. Aspetta, fammi fare il calcolo. Sarà più o meno, cioè, lo sappiamo che giorno siamo. Fammi fare il calcolo, perché 5, 8, è la settimana di. Vado a vedere il calendario, ma dovrebbe essere la settimana. Dovrebbe essere Natale, quindi auguri. Dovrebbe essere, perché bisogna vedere quando cade. E purtroppo Natale non è come Pasqua, che cade di domenica e lo sai. No, però questo Natale invece cade di domenica, e sì, quindi domani siamo alla vigilia. Domani. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. And then happy new year. I wish you a Merry Christmas. Voi non lo sapete, ma le nostre case sono addobbate con ghirlande, luci, non si vede, ma ci sono. Perché? Perché siamo delle persone parsimoniose, e quest'anno, in virtù di tutto ciò che è successo, stiamo risparmiando sulle luci. Quindi ne abbiamo una sola per ognuno. Io domani invecchio. Sì, è vero. È vero. Vediamo. Cosa succede? E nell'invecchiatura bisogna parlare di una stable, di una fassione. Tocca a me. Sì, non so. È una fassione anziana, e quindi è giusto. È una fassione anziana, quindi tocca all'anziano. Certo. E devo parlarvi, amici, ma soprattutto amiche, questa è un'altra cosa. Qua sto sentendo dei rumori in casa, non vorrei che Babbo Natale magari sta scendendo di là, che non ho. potrebbe essere Babbo Natale. Molto probabilmente. Prepariamo il latte con i biscotti. Sicuramente. Arrivo, si era sentito un rumore molesto. Arrivo e bisogna parlare. Dell'Os Infernales. Posso dire? Un rumore infernales, allora. Un rumore infernales. Allora, i Los Infernales, come li conosciamo adesso, ovvero il team formato da Satanico, Euphoria, Mephisto e Cicero, voi direte, ma è sempre stato così? No, non è stato così. Ma soprattutto, da quanto esiste questa stable? Pensate, Leonardo ed Enrico, che esiste dagli inizi degli anni 80. Il debutto c'è stato addirittura nel 1984. Perché? La storia narra la leggenda che a inizio degli anni 80, nella Universal Wrestling Association, la UWA, e qualcosa mi dice che forse ci colleghiamo anche a qualcos'altro poi, esistevano i Los Misioneros de Muerte. Quindi l'allora EMLL ha deciso di creare un trio di Rudos che praticamente diventasse tanto quanto raggiungesse la stessa fama dell'altra stable, dell'altra fassione. E per fare questo chiamò in causa MS1 e il Satanico e Spectro Junior. E il gruppo si chiamò appunto Los Infernales da subito, non hanno fatto cambi di nome. All'originale, all'origine però appunto doveva essere Spectro Junior, doveva far parte della fassione. Ha avuto però un problema, si è stato costretto a ritirare per un infortunio e quindi mancava un uomo alla fassione. Questo, il posto di Spectro Junior è stato preso da Belzebù,
Belzebù è un lottatore talmente tanto famoso che ha fatto pochissimo anche con loro e poi non si sono perse le tracce. Però è stato messo perché il CMLL, che è federazione che vuole fare le cose bene, ha deciso di mettere l'uomo in più. Ma Belzebù poi fu rimpiazzato da Pirata Morgan. Quindi da lì in poi cominciò la vera, stavo dicendo fazioni ingovernables, i veri Los Infernales, composti da Satanico, MS1 e Pirata Morgan. Andando avanti, ovviamente bisogna un po' andare avanti negli anni, perché sennò dobbiamo fare un discorso, che magari questi discorsi li useremo per altre pillole. Comunque, i Los Infernales hanno continuato a lottare nel CMLL vincendo i titoli, hanno avuto tra l'altro una faida anche contro Los Brazos, di cui ne abbiamo già parlato, erano diventati campioni del Messico Nazionale Trios, tra l'altro i primi campioni, come se non bastasse. E fatto sta che tra un ritiro, tra una riunione, eccetera, il Los Infernales, soprattutto in quegli anni lì, parliamo di anni 80, ha visto M1 togliersi e poi riaggiungersi Satanico togliersi e poi rinfilarsi nella stable, dopo che ha avuto una luce d'apuestas contro MS1, che MS1 smascherò il Satanico. Quindi a inizio degli anni 90 ritorna la formazione originale. Poi nel frattempo nella fazione entra anche Massacre, però va andato a formare i Los Intocables insieme a Pierrot e spero di dirlo bene, e Jacques Maté. Tutto questo porta a una faida ovviamente tra i due, faida che è durata parecchio, e però a un certo punto si parla del 1993. Sì. Satanico e Pirata Morgan lasciano il CMLL per andare a lavorare nella AAA. Dopodiché, nel 96, questo MS1 anche lui lascia il CMLL, però MS1 non per andare in AAA, ma lo fa perché diventa un promotore. E attenzione, lui diventa un promotore del circuito indipendente, però dove può promuovere gli show MS1? A Naokal Pan. Quindi c'entrerà con i WRG? No, a quell'epoca no, però poi comunque no. Naokal Pan è il territorio della IWRG. A fine degli anni 90 Satanico però decide di riformare i Los Nuevos Infernales, tra l'altro, e come li vuole riunire, ritornato ovviamente nel CMLL, chiama con sé il nipote del Pirata Morgan, ovvero Ray Bucanero, e Ultimo Guerrero, e da lì si riformano nuovamente i Los Nuevos Infernales. Non vincono però, vincono la Coppa di Arena, però non riescono a vincere titoli, continuano a lavorare insieme, ma a un certo punto Bucanero e Guerrero abbandonano Satanico, fanno il tournil sugli Hills, e tra l'altro lo cacciano via dalla Los Nuevos Infernales e il suo posto viene preso da Tarzan Boy. Quindi se qualcuno vede magari, esatto, se qualcuno vede delle somiglianze con un ragazzino volante che c'è adesso, che fa soltanto fare quelle cose lì, no, Tarzan Boy è nato prima. Scusate, stavo completamente perdendo la saliva in pratica. No. Dopodiché esce fuori ancora ovviamente una faida tra queste persone, chiamiamolo così, ma a un certo punto, sotto la satanica influenza, così venne chiamata, Averno, Astro Ray Junior e Mephisto formano nuovamente Los Infernales e vanno contro i Los Nuevos Infernales. Si infortuna Tarzan Boy e viene sostituito da Mascara Magica.
non vuol dire, perché i Los Infernales sono praticamente imprendibili, e il 28 settembre del 2001, all'anniversario, 68esimo anniversario del SMLL, il team di Satanico, ovvero i veri Los Infernales, riescono a smascherare in una luce da puesta Mascara Magica. Guerrero, Bucanero e Tarzan Boy cambiano nome in Los Guerrero dell'Inferno, e poi da lì in poi nasceranno piano piano i Los Guerreros. Comincia praticamente da lì. La stable, Los Infernales, si perde un po' di vista, ma nel 2007 Satanico la riforma, praticamente per la seconda volta la riforma lui, insieme a Nosferatu ed Euphoria. Si va avanti negli anni con vari cambi, si aggiunge Virus anche alla stable, ma si arriva al giorno d'oggi, quando nel 2021, in piena pandemia, si riformano i Los Infernales, dopo che Eccissero batte Ultimo Guerrero per il titolo World Heavyweight Champion del SMLL. Da lì in poi, Eccissero, Euphoria, Mephisto, escluso Satanico, che Satanico è diventato un po' dire? Sì, l'allenatore, un po' mentore comunque. Perché tra l'altro loro sono diventati infernali proprio su invito comunque del Satanico. Quindi il Satanico sì, che lavora nel backstage, chiamiamo così, a volte comunque li accompagna, abbiamo già visto, porta con sé Euphoria, Mephisto ed Eccissero. Nell'arco della storia di questa fashion ne hanno fatto parte MS1, vabbè, e Satanico, Euphoria, Mephisto ed Eccissero sono i personaggi attuali. Poi MS1, Pirata Morga, Espectro Junior, Belzebù, Massacre, MS1 Junior, MS2, Ultimo Guerrero, Re Bucanero, Tarzan Boy, Mascara Magica, Averno, Nosferatu e Virus. Debutto 1984, ma sono ancora attivi adesso. Più o meno con delle pause, però i Los Infernales esistono sempre e nei nostri cuori ci saranno sempre. Quindi tra un paio d'anni ci sarà da festeggiare. Facciamo il quarantesimo. Sono i quarantesimi. Fanno il 4-40, esatto, quindi ci sarà Casas. Ci sarà Casas, c'è sempre, cioè, sì. È inutile dire, è inutile a fare. Più vecchio del SMLL stesso. Sì. Ormai sì. e questo è tutto. Qua. Abbiamo finito anche qui con l'Infernale. Auguri di buon Natale. Natale, passatevelo bene. Non fate bagordi, non presentatevi ubriachi e drogati al pranzo domani. Se vi capita che a una ventina di giorni prima di Natale vi dicono di non mangiare frumento e latticini, e voi non dovete mangiare frumento e latticini nemmeno a Natale. Quindi, mettete mi piace. Commentate, diteci cosa volete. Sì. E dirà anche di fare i bravi, perché Babbo Natale segna tutto. Se no non passa, vi porta il carbone. Esatto. Quella è la Befana, però, che porta il carbone. Anche Babbo Natale. Ma anche Babbo Natale. Che in periodo di crisi energetica non è così male, però. È vero. Perché la fate cattivi, ma devi portare il carbone. È vero. Possibilmente non quello da mangiare, allora. Esatto, non quello zuccherato. La prossima settimana ma parleremo di una cosa, chiudiamo l'anno pum col botto. Chiudiamo veramente l'anno col botto. Ciao amici, ciao.